Buongiorno a tutti e benvenuti in un'altra intervista di Influencer Forum. Con la nostra chiacchierata di oggi andremo ad esplorare il mondo e l'arte dell'immortalare un momento per condividerlo con il prossimo. Perciò diamo un grande benvenuto a Giovanni Tarantini. Ciao, piacere, grazie per avermi invitato qui. Giovanni, sono piacere nostro. Gentilissimi, grazie. Allora, sei a disposizione, ne approfitto subito. Parlaci un po' la tua storia all'interno della fotografia. La mia storia, allora, sono un fotografo professionista da circa 10 anni. Uh-huh. Ma io ho iniziato a fare fotografia di macro, quindi di insetti. Però mi ricordo che fotografando appunto questi insettini in un vivaio qua vicino della zona, ad un tratto spuntarono le serpenti da dietro dei sassi. Uh-huh. E cominciai a fotografarli. Poi una di quelle foto andò a finire nel National Geographic, sul giornale. Però mi diede molta visibilità e da lì un po' nacque tutto, perché appunto poi ho fatto da assistente ad altri fotografi professionisti e da lì è cominciato tutto, una serie di coincidenze che mi ha portato a fare questo mestiere. Non mi sono svegliato la mattina a dire ma adesso faccio il fotografo, faccio una scuola, no. Sono un autodidatta e poi ovviamente ho fatto corsi di approfondimento, studiato, imparato, certo. Però insomma la mia storia è così. È nata proprio dalla passione ed è ancora una grandissima passione, un'immensa passione. Non passa un giorno senza fare fotografia. Sabato ho fatto un matrimonio, 13 ore in piedi a seguire gli sposi. Col caldo. Col caldo, atroce e quant'altro. E domenica, invece di riposare, sono andato a farmi chilometri in montagna per andare a fotografare una cascata. Beh, è proprio una passione. Una cosa, sì. Mi piace, mi rilassa, mi fa stare bene. Ed è questa la fotografia, ti prende. Ma ti chiedo, Giovanni, curiosità, diciamo. Sì. Il punto in cui magari non so se è stata magari una foto specifica, un momento che ti ha fatto passare dal macro all'odierno che fai i matrimoni e quant'altro. È stato proprio quel passo in cui appunto degli altri fotografi mi hanno chiesto di fare da assistente. Io ho visto che mi piaceva moltissimo non fotografare più insetti, ma fare ritrattistica. Mi piaceva da morire il pensiero di cogliere il momento per sempre, quindi un'emozione. I matrimoni sono perfetti per questo, è un'emozione che rimane per sempre. No? Quindi, teoricamente ci sono teoricamente, una teoricamente, sì, dopo, teoricamente. Dopo le mani. Sì, esatto. Però sì, altrimenti è così. Quindi mi piace tantissimo l'idea che qualcosa rimanga impressa appunto nel fotografo. Non si può dire nella pellicola perché ormai la pellicola è ormai un po' più passata. Passa, sì. Però sì, ecco. E quindi arriviamo quindi alla prossima domanda. Sì. Che è nel tuo percorso dal macro al ritrattismo dei matrimoni, diciamo la foto, l'opera che più ti rappresenta, diciamo, che magari la vede una persona e dice più che non la presenta o che a me dà un'emozione, perché sono due cose diverse. Quella che a me più ha emozionato sono le foto del mio viaggio in India, il mio primo viaggio in India, tra l'altro, il primo viaggio che ho fatto da solo con un mio amico, anche lui fotografo, e quindi era anche molto spirituale. Da soli, girando per l'India con le nostre macchine fotografiche, abbiamo avuto degli incontri veramente straordinari e delle cose stupende. Ci alzavamo prima dell'alba e andavamo alla scoperta delle varie città, dei vari posticini, insomma, dei vari personaggi. E quella che mi è rimasta più impressa è una piccola bambina che faceva dei giochi di magia in riva a un lago. È stata meravigliosa, degli occhi che tu quando le guardi ti ipnotizza. Ancora adesso quella foto lì, anche chi la vede, c'è una straordinaria, veramente una cosa di bellissimo. Ti entra dentro. Io mi ricordo benissimo quando si è girata, mi ha guardato e sono rimasto così. L'ho fotografata subito, ho fatto due foto e quelle sono rimaste impresse, non ho fatto di più e poi è straordinario quello che ho visto sullo schermo della fotocamera. Quella è rimasta dentro? Sì, ma tutto il viaggio in India, effettivamente, e i successivi viaggi che ho fatto poi. Quanti ne hai fatti in India? In India sono andato 2 anni di seguito. Andando in diverse, ovviamente, località. Città, sì, abbiamo, l'anno dopo abbiamo cambiato leggermente città, in modo da andare a vedere anche il resto. E poi sono andati in Birmania, siamo andati in Vietnam. Se potessi vivrei di reportage di viaggio, ma difficile viverci adesso, purtroppo, con il digitale è molto difficile. Sì? Sì.
Ma perché Mari ha portato di tutti o cioè, diciamo sì, sì. Va su internet, cerca Birmania e trova tutte foto? Perché... Sì, perché ormai c'è una banca dati in internet enorme di foto gratuite mm-hmm. che le varie agenzie possono prendere anche gratis. Quindi sì, è difficile che commissionino un viaggio di reportage. Una volta ci si faceva, si viaggiava molto meno, non c'era internet, quindi per far vedere alla gente un posto o delle foto comunque si mandava il fotografo in quel dato posto. Però penso, ovviamente nella mia, ammetto sono abbastanza ignorante nel settore sì. fotografico, però penso che comunque un'agenzia magari dovesse scegliere un'immagine fatta da un professionista piuttosto, sì, sì. Piuttosto che magari un'immagine presa da internet, penso che comunque si veda una sì, differenza. Sì, assolutamente sì. Ma ci sono tante immagini anche molto belle in internet, non solo di fotoamatori, ma anche di professionisti che le caricano anche in maniera gratuita. E comunque è una fonte per le agenzie quella lì. Ti chiedo, Giovanni, in tutte le tue opere, diciamo, sia la ritrattistica, il matrimonio, il messaggio che vuoi comunicare comunque all'utente finale che vedrà la tua opera, la tua immagine. Sì. C'è un filo conduttore tra ognuna oppure ognuno ha una storia, se ha una storia che vuole raccontare del suo ho capito, simbolo? Diciamo. Ho capito, no, ognuna ha una storia a sé, ovviamente. Dipende poi se è un mio progetto personale, quindi voglio raccontare qualcosa, o se è un progetto commissionato e quindi mm-hmm. è il cliente che vuole avere un filo conduttore. Ma il vero fil rouge di tutto è l'emozione. Una foto non devi essere un tecnico, non devi sapere di fotografia, ma ti deve emozionare, quindi deve darti un'emozione. Quando guardi una foto devi dire mi piace, non sai perché, però c'è un qualcosa che ti dice mi piace, e questa è la cosa importante della fotografia. Devi trasmetterti qualcosa, se no non è vero. L'emozione proprio che una persona può guardare guardando una foto può essere magari un dato colore, un dato soggetto. Come fai a trasparire l'emozione da un'immagine? Devi emozionarti tu stesso. Devi essere sicuramente con una certa sensibilità. Quindi la prima cosa è quando inquadri un soggetto, comunque quello che hai davanti, devi essere il primo ad emozionarti. E allora forse riesci a rendere l'emozione anche dall'altra parte. Quindi anche lì se magari fotografi un soggetto che magari non è nelle tue corde o è una cosa che non ti piace, l'utente finale lo vede? Secondo me lo vede, sì. Lo vede. Molta gente mi dice, guarda, si vede nella tua foto la passione. Cosa bisognerebbe chiedere a loro che si vede proprio perché io effettivamente lo faccio con passione, lo faccio con amore. Per me la fotografia è vita, non è solo un lavoro e la gente lo vede. È importantissimo. Ogni volta che me lo dicono mi emoziono ancora dopo 10 anni perché per me è vita. E poi penso il motivo al di là ovviamente del denaro, ma penso sia il motivo principale perché assolutamente, si fa. Assolutamente, anche perché ormai come fotografo non si guarda proprio. No, cioè, c'è tanta non si vede ricchissimi. Sì, c'è tantissima concorrenza. Ci sta. Però se uno fa un lavoro fatto bene, o comunque ha un nome sì. che sai che lavora appunto con passione e non solamente per denaro, sì. penso sia comunque una marcia di più. È vero, questo sì, assolutamente sì. Ed è bello che la gente lo assolutamente. Quindi ti chiedo, Giovanni, per il futuro, che idee ci sono? Ovviamente... Il futuro ho un miliardo di idee, un miliardo di progetti, ovviamente, perché io vivo tantissimo anche di progetti personali. Mm-hmm. Stamattina ne ho fatto uno, per esempio. Non mi fermo mai un attimo. Mai. No, mai. Dopo lavoro invece un lavoro per un cliente, quindi un lavoro commissionato. Mm-hmm. Ma i miei progetti personali continuano sempre, 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 sempre. E di progetti ce ne sono tantissimi. Tra l'altro mi ha chiesto una nota marca non di, diciamo. No, di macchine fotografiche di fare il master di fotografia per loro. Quindi è un onore, davvero un onore immenso. Davvero. Spero di essere all'altezza. E poi insomma tutte le varie idee che voglio fare da tempo. Insomma. Mi ritaglio sempre qualche ora per riuscire a fare quello che piace a me. Giustamente. È la mia linfa vitale. Ecco, in realtà, vedi, altra domanda sì. fuori lista. Ad esempio, nell'ultimo periodo che c'è stata la confusione, sì. Covid, non Covid, ma matrimoni e quant'altro, come il settore fotografico un po', come l'ha sentita questa crisi? L'ha sentita notevolmente. I matrimoni soprattutto, perché molti sono stati spostati all'anno successivo, ma sono stati cancellati anche tutti gli eventi.
quindi moltissimi eventi che io devo fare anche abbastanza grossi, proprio sono stati rimandati, speriamo al prossimo. Comunque durante la quarantena ho fatto altre cose, ho fatto dei video tutorial per esempio. Ah, vedi. Erano anni che volevo farli e dovevo farli, non mi ci ero mai messo, perché mi imbarazza un po' fare davanti. Dai, non ci direte. No, grazie. No, proprio no. Vabbè, perché siamo vis-à-vis, quindi magari guardo te, non guardo loro. Ma come se loro non ci fossero, se esatto. Loro non ci sono. Esattamente. E quindi mi sono costretto a fare questi video, perché ho visto che mi sono piaciuti. E sono piaciuti anche questa marca, fotografica, che appunto mi ha chiesto, potreste farlo anche per noi, e allora buttiamoci in questa nuova ripresa. Sì, una gran bella su questa, sì. E quindi questi video li troviamo su un canale YouTube, sui social, come... Sì, li ho caricati su YouTube, li ho caricati anche come link sul mio sito. Uh-huh. Si trovano anche sicuramente in Instagram, i social ormai sono fondamentali per il marketing, parlavamo anche prima. Sì. E quindi sì, si trovano un po'. Ok. Ovviamente sono molto artigianali, sono fatti durante la quarantena, quindi molto basici. Con però, strumentazione, se hanno portato il risultato, sì, farsi sì, notare. Sì. Ho visto che sono piaciuti e tanta gente mi ha ringraziato per aver messo questi piccoli trucchetti di questi tutorial, sì, mi ha fatto molto piacere, quindi continuerò sicuramente a farlo. Bene, bene, si sia contenti, Giovanni. Vedi che tra foto e video che riuscirò a portare nella casa di ognuno questa passione. Sì, sì, una grandissima passione, realtà. Giovanni, io ho praticamente concluso le mie domande. Bene, sia stato velocissimo. Eccole là, altre curiosità che mi viene in mente, sì. Vedi, chiacchierando così. Diciamo, io domani arrivo là nel tuo negozio, arrivo appena finito scuola e dico sì. Un grafico, dico Giovanni, ho la passione per la foto, per la fotografia, ho magari anche un buon occhio, perché insomma ci vuole anche una base certo. di caratteristiche personali, penso, per diventare un buon professionista. Sì, sì, sì. Quindi dico Giovanni, io voglio imparare questo lavoro. Un consiglio che daresti magari da dove iniziare, magari attrezzatura, magari se un corso piuttosto che un altro, come inizieresti? Sicuramente fare delle corsi di approfondimento anche proprio di fotografia è indispensabile, è la base, la tecnica bisogna conoscerla. Mm-hmm. Bisogna conoscerla a tal punto da dimenticarla quando fuori. Questa è la cosa che diceva il professore, certo. Quindi sì, la tecnica è la base. Dopodiché un consiglio, io per esempio nei miei corsi di fotografia consiglio di prendere una piccola macchina fotografica a pellicola, a rullo, con un fisso, in modo da imparare assolutamente nella maniera migliore a inquadrare già dal primo scatto. Se hai un rullino da 12, sai che hai 12 fotografie e devi farle bene. Non hai una digitale, puoi fare un milione di foto scattando rapide. Quindi la devi pensare. E con un obiettivo fisso sei tu a muoverti, sei tu lo zoom manuale, quindi devi allontanarti o avvicinarti al soggetto. Vuol dire proprio andare alla base, va. Sì, è proprio la base, ma si impara, è una bellissima tecnica per riuscire a fare al meglio all'inizio, ed è anche divertente, insomma, tutto sommato. Ah sì, poi c'è sempre l'attesa, no? Del rullino da sviluppare, quindi esatto. È una cosa bellissima, quella è magia, perché non sai se è fatto bene, se non è fatto bene, non avendo il dorso della macchina fotografica digitale, lo schermetto, non lo sai, e quindi devi fare attenzione, alla sfruzione, devi fare attenzione al sapoco, alla luce, quindi si impara bene, che storia. Curiosità, poi ti lascio andare domani. Ah, figurati. La Polaroid. Sì. Opinione personale su una macchina, cioè la qualità delle foto e quant'altro, come... Io dico nel mio piccolo, perdono, chiedo già perdono, non l'ho mai usata. No. Non ho mai avuto, no, purtroppo no. Io sì, li utilizzo ancora, devo dirti. E agli eventi, per esempio, piace tantissimo. Perché siano compleanni, ma addirittura eventi aziendali. Ho una piccola Polaroid, scattando la foto si consegna subito. È molto bella, piace molto, perché la gente non è più abituata a vedere stampare subito la foto, ma in generale non è abituata a stampare la foto. Cioè, ormai anche con lo smartphone. Sì, lo smartphone si tengono migliaia di foto sul telefono e non si stampano quasi mai, invece è una cosa che io consiglio, assolutamente che devi stampare almeno le più belle. Tanto si smette, fatti insieme dal fotografo, si stampano. Sì, sì. Ed è una cosa che piace molto, quella di vedere appunto stampato subito la foto di tempo fa. Fa ancora molta sorpresa. Sì. Sembra strano, va bene.
Aspetta, sono arrivato a stampare tantissimo. Cercherò di recuperare anche questo, proverò. Bravo. Giovanni, io ho concluso ogni domanda per curiosità e sono ben felice di aver fatto questo viaggio nell'arte fotografica. Mi ha snebbiato qualche dubbio che avevo. Mi fa piacere, sono molto felice. Grazie per avermi invitato, invece è stato davvero molto piacevole. Gentilissimo. Giovanni, grazie ancora. Grazie. Alla prossima. Grazie a te. Alla prossima. E grazie a tutti. Signori, quindi se avete bisogno di fotografie, ora sapete da chi andare. Volentieri, presente. Alla prossima.